Ok, grande Telo, come Telo? Sì, Telo, si chiama Michael Telo. Ok, amici miei, carissimi amici, dimmi Biancucci, niente, ti volevo dire solo ciao, come stai? Stai bene? Mi fa piacere che sei collegata qui con noi in Radio Principe Live, sai che io ti voglio bene e tu devi essere qui per forza con noi. Bene ragazzi, una bella sorpresa, ma questa sorpresa non ve la dirò adesso, ma ve la dirò, anzi ve la farò sentire tra un poco, almeno tra 5 minuti e un secondo, ok? Vediamo quanto siamo collegati. 8, siamo collegati a 8. Tra 5 minuti e un secondo rimanete collegati anche se vi salta la linea, poi riprendiamo di nuovo. State tranquilli. Ma prima presentiamo una sua musica con Alessio Mazzola e ve lo dico dopo. Bravo Dio, da già avvisato, a chi sopra di nulla è mai sentito. E mo ti trovi in gran difficoltà, fallo se voglia fare, è suo peccato. Povere sempre un merito tu, ma c'è su una rinta maggiore. Ho subito il capo da avvisare, e non perché lo capo pensa tu. Mo stai capo, mo spara, fallo sì, fine fa. Se decisa lei di non si può tornare. Io sapevo di me te, e perché sto gasto se cavamo spalà. Eia, falli si deve fare.
beh decisa lei non può tornare. Ma come a pazzo fa? L'ha già fatto tante volte, l'ha già fatto tante volte senza mai di ricordare. Ma tu mi sei frate, non mi sei troppo. Grande, grande, ci siamo? Sì, sì, prova. Ah, ma come è andata via la voce? Prova, prova, mi senti? Buonasera! Forse non sentono a me. Un attimo solo, c'è qualche problema di audio. Devo risolvere subito questo problema. Sì, sì. Vediamo un attimino se riusciamo. Sai che non sapevo che c'era questo problema. Eccolo qua, ok. Ci siamo, mi senti tu, amico mio? Sera. Mi senti? Sì, sì, sto a posto. Ciao Vittorio, come stai? Tutto bene, tu? Benissimo, quanto tempo che non ci sentiamo, eh? Un po' di tempo. Dai, vabbè, ci sentiamo, sì, sì, ci sentiamo sempre, dai, su Facebook, però in radio. Ma a me fa veramente piacere essere sempre ospite in questa bellissima grazie, diretta, in questa grazie, radio, soprattutto per un grande che sei tu. Adesso dobbiamo un po' fare un po' la radio un po' spesso perché anche gli ascoltatori se no calano qui, Giusto o no? E tu cosa mi racconti di bello? Cosa hai fatto in questi mesi? Ma niente, stiamo finalmente lavorando a disco nuovo che stiamo preparando molto bene perché ho anche dei brani molto particolari, infatti l'album si chiamerà 16 anni. Sì. A 16 anni è il titolo dell'album, soprattutto la canzone che ho scritto, parla di una ragazza che a 16 anni va via di casa con un uomo e ha un bimbo, una storia un po' complicata, quindi ho deciso di chiamare l'album a 16 anni. Bellissimo, bellissimo, veramente, mi raccomando mandami il CD, Sì, sì, certo, non sarei il primo. Mi raccomando, no, dico mandami il CD, mi raccomando, Sì, sì, tranquillo, sì, così lo manderemo di sicuro. Adesso sicuramente non si può sentire la musica perché è inedita, no? Chi l'ha scritto? Scritto da te, giusto? Cosa? Scritto da te, vero? Sì, sì, l'album è scritto interamente da me, ma soprattutto sì, sì, mi ha aiutato in qualche brano mia zia, nonché Daniela Montalbano, che lei ha alle spalle 5 lavori discografici. Beh. E sono molto pronto il singolo, davvero, Mo spacco cuore, scritto da Daniela Montalbano, interpretato da me. Ci sarà anche video ufficiale in full HD diretto da Giampiero e Calloma Caluso, che vado a salutare, che penso che ci stanno ascoltando perché ho mandato anche il link a loro. Grazie, grandissimo, bello. Mi dispiace solo che non ci siamo visti quest'estate perché io ero a Palermo, infatti sono andato in vari concerti di vari cantanti, anche di Gianni Vezzosi, grazie, sono riuscito a fare la foto con lui, a stringere le mani e a conoscerlo personalmente. È stato per poco, ma l'ho conosciuto, grazie a Dio. Dimmi. Una brava persona. Ma sai che stiamo organizzando anche per venire a Novara? Veramente? No, magari, porca miseria. Stiamo venendo anche a Novara, perché stiamo facendo tutta la linea di Reggio Calabria, sì, poi ci spostiamo sulle Puglie e poi passeremo da Novara a Firenze. Ah, benissimo, allora mi raccomando a Novara almeno fermati un attimino, dobbiamo fare una certo, bella mangiata assieme. Ti chiamerò, Come tu hai chiamato Mandri a Palermo, ci non c'è stato l'opportunità. Sì. No, l'anno prossimo ci vediamo sicuramente, quest'anno purtroppo non ci siamo visti anche sia per tu che stavi preparando il lavoro, sia io ero sempre impegnato. Infatti se tu vedi, c'ho un po' di fotografie di Palermo, c'era King Kong, sì, che mi invitava di qua, poi altri mi invitava, poi anche Savino, non so se lo conosci Savino, ha fatto anche... Salvo Conti, sì, che ne approfitto anche per andare a salutare, perché giorno 14, sì,
Sarò ospite nella trasmissione di Sabrina Oscar, Manuel Valenti e Salvo Conti, che io vado a sfruttare in diretta su TSB. Noi ormai lo chiamiamo Savino perché è un soprannome che gli abbiamo dato noi, no? Perché lui è un grande piccolo maestro, bravissimo. L'ho sentito cantare, è grande. Infatti eravamo alla Maranella, Maranella, no? Si chiama il posto a Palermo, Maranella o Mirenella, non mi ricordo, un posto bellissimo. Hanno fatto proprio questo concerto, ma ti dico, è stato bellissimo, veramente. Sì, ma Palermo, a dire di tutto, è sempre bella. Palermo regala mille emozioni, anche se ci sono stati in stato piccoli imprevistimi, per me è tutto risolto. Palermo è diventata una grande città, una bellissima città, soprattutto. Poi io, sai cosa mi piace a me di Palermo, anche per sia i cantanti anche come voi, perché vi ha aiutato a vicenda. Io ho visto questo posto dove sono andato io, no? A Brancaccio. Ecco, Brancaccio. Sì. E c'è, allora, quel giorno, quella sera lì siamo andati col mio amico Orazio, che lui di Palermo ormai conosce tutti, cantante. Siamo andati lì, c'era King Kong, l'amico mio, siamo arrivati, c'era questo garage privato, nessuno doveva, non c'era carabiniere, nessuno, un garage privato così, suonavano fuori, c'erano tutti i cantanti, tutti questi piccoli cantanti, anzi mi aspettavo che venivi pure tu, ti dico la verità. C'erano tutti questi cantanti e il padrone del locale, che è l'organizzatore di questo posto qua, con i soldi che la gente andava lì a bere così, pagava anche questi cantanti. Cioè si aiutano a vicenda. Non è come qua, per dire, il cantante va a cantare solo per farsi vedere. Lì proprio l'aiutano e gli danno anche i soldi. È una cosa bella quello, perché uno, un cantante lavora e guadagna anche dei soldi, capito? Dal piccolo al grande. Certo, il cantante però non serve solo per guadagnare soldi, per trasmettere ai propri fans. Quella è la prima cosa, quella è la prima cosa. Soddisfazioni soprattutto. Sì, quella è la prima cosa. Infatti io dicevo, in un senso, che vi aiutate uno con l'altro anche nel lavoro, capito? Tu, cioè non è come qua se non sei conosciuto, un bravo cantante, cioè non ti prendono neanche, cioè non ti considerano neanche. Purtroppo al nord è un po' difficile, capito? Sì, ma ti spiego un attimo. Sì. All'inizio, quando cominci tu a cantare e cerchi di fare tutto il possibile per farti almeno una festa di piazza, all'inizio devi essere, come si dice a Palermo, leccaculo. Scusando l'espressione. Certo, leccaculo, sì, si può dire, tanto siamo dopo mezzanotte, perciò. Però nonostante tutto, poi ovviamente man mano nelle piazze, facendo piazze, TV, radio e tante altre cose, poi la gente comincia a conoscerti e a rispettarti, soprattutto a chiederti foto, autografi, eccetera. Certo, quello è importante anche farsi conoscere, non solo dalle anche dentro il cuore, perché anche il cantante deve dare tutto se stesso, sia nella musica, poi deve trasmettere con la musica, deve trasmettere se stesso, e sia anche con la gente. Gentilezza, il sorriso e sempre l'armonia, giusto? Certo, è normale. Soprattutto quando si scrivono dei brani. Quando si scrivono dei brani devi pensare bene alla storia. Bravo. Devi pensare alla storia comune, alla storia propria. Tu dici, in che senso? La storia comune è quella che devi trasmettere alla gente. Certo. Nonché creare un brano dove la gente capisce bene le parole e l'espressione della propria canzone. Quindi trasmettere un'emozione in più a questa bellissima gente. Bravissima. Perché a Palermo c'è bellissima gente, proprio gente veramente che rispetta. Io rispetto anche loro, perché a parte che Palermo è la mia città, sono nato e cresciuto qui a Palermo. A me mi piace girare un po' il mondo, anche se non c'è stata la possibilità. Adesso cominceremo a fare Reggio Calabria, Napoli, Novara, Firenze, stiamo cominciando un po' a lavoricchiare un pochino. Sì. Dopo tante fatiche, ovviamente. Certo, che va piano va lontano, no? Si dice. Certo, è normale. Poi conosco anche tante persone, tanti cantanti di Catania, pure anche loro, ragazzi, sai, cercano sempre di migliorare, lavorano tanto, eppure loro, sai, sono grandissimi amici miei e dicono: Lorenzo, purtroppo, sai, qua il lavoro scarseggia, noi ringrazio a Dio che abbiamo la musica nel cuore, e allora non solo che questo ci dà a mangiare, ma ci dà anche amore con la gente, capito? Ci fa stare più uniti, capito? Sì, però musica, io penso, scusami se ti interrompo, io penso che cantante non debba guadagnare soldi solo cantando. Bravo, bravo. Perché, quello perché... è vero, sì, però giustamente il cantante
un profit lo deve avere per forza, perché sennò non puoi andare. Ma tu hai mai visto un operaio? Sì, l'operaio lavora, però non è che ha tutto quel tempo di dedicarsi alla musica. È quello che ti dico io. Tu sei giovane, meno male, però tra qualche anno, quando comincerai a avere casa tua, avere per conto tuo, cioè dovresti ci vivi anche con questo lavoro, capito? Per quello ti dico io, non perché i soldi vengono al primo posto, prima viene la musica e poi vengono, il guadagno viene da sé, capito? Tutto qua. Certo, questo non voglio dire... è la cosa fondamentale, solo che io penso che fare un vero disco, fare un disco, un lavoro discografico, non dipende solo dalla famiglia, ma bisogna lavorare per farsi una cosa propria e dire un domani questa cosa me la sono fatta io, questa è una cosa bellissima. Certo, certo, è vero, bravo. Non bisogna puntare mai sulle spalle delle altre persone, perché è una cosa brutta. No, quello no. Ma sicuramente, guarda, se l'hai fatto tu e guadagni con il tuo sudore, vai tranquillo che un giorno sarai ripagato con l'amore e con veramente con tanti amici e fans. Vabbè che già adesso ce n'hai di fans, lo vedo, perciò... Un pochino sì. Diciamo che stiamo andando abbastanza bene in questo periodo. Stiamo migliorando. Tra qualche anno poi ti chiameranno le radio un po' più FM, le radio un po' più grandi, diciamo. Allora sarà un altro discorso. Io aspetto che esca il nuovo disco e poi cominciamo le tour, Reggio Calabria, Napoli e così via. Spero anche di venire a Novara, perché quello è l'obiettivo. Speriamo. L'obiettivo non è solo un obiettivo, perché sono tantissimi gli obiettivi. Sì, sì, il sì. Mio sogno più grande è quello di andare a cantare in America. Quello sarà il più difficile, il più complicato, che più avanti si vedrà. Non ora, non sarà domani, non sarà dopodomani, ma sarà fra 5 anni, 6 anni, ma basta che arriva. Certo, certo. Senza premura. Bella, ascolta, questa sera, a parte quella bellissima musica che ho messo io, cos'è che vuoi far ascoltare i nostri ascoltatori? Qualcosa di te? Niente, io vedo che qua mi scrivono di mettere la canzone Crisi di cuore, però io gli ho scritto Non comando io, sì, titolo sì. A Principe Leone e aggiungetelo. Io ne approfitto, prima di mettere il brano, di salutare Alfonso Vesco e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ciao Alfonso, mio compagno. Ciao Alfonso, ciao ragazzi, tutti gli amici e fans del nostro grande Vittorio Remi, mi raccomando, sostenetelo, stateli vicino, poi... mi raccomando ragazzi. Poi ne approfitto per salutare al mio manager, che grazie a lui stiamo andando avanti, stiamo facendo tantissime cose belle, tante serate. Adesso figurati che stiamo cominciando il TSB, sì. Verso gennaio cominceremo una serie di puntate, 10 puntate. TSB è il canale di Palermo, sì, no? Sì. Palermo. Sì, sì. A TSB e subito dopo queste 10 puntate ci sposteremo a Vito Sicilia. Sì. A fare delle belle puntate lì. TSB, sono stato io con era il cantante Daguanno, Rosario Daguanno, sì. Sì, sì, un grande amico mio che io vado a salutare. Ciao Rosario. È grande Rosario Daguanno. È connesso pure no? Sicuramente sì, perché lui ogni volta che mi connetto, lui si connette sempre. Ok, allora ciao Rosario, un grosso bacio. Sicuramente, a parte che poi faremo vedere anche la registrazione. Chi? Faremo vedere la registrazione della puntata di questa sera. Ah, sì. Sì, sì. Ma questa puntata poi io la posso riascoltare, no? Certo. Poi ti mando il link io, ok? Certo. La puoi ascoltare che scaricarla, senza problemi. Ok. Dimmi una cosa, tu nel frattempo che fai ascoltare il brano, io devo restare in linea oppure devo andare via? Ma come vuoi, se vuoi stare in linea stai in linea, se no vai tranquillo. Vuoi? Io non vado da nessuna parte. Ok, allora stai in linea, dai, ok, siamo un po' assieme, sì, ok? Allora dedichiamo Crisi di cuore a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sì. Soprattutto ad Alfonso Vesco, ciao compare. Cado passa nel vuoto, manco mezz'ora, a notte d'angio buso. Cerchi calore nel tuo pigiama rosa, come stai di rosa e caruto mondo in culo. Sempre in ta casa, tutte le finestre chiuse,
era una scusa da essere geloso. Stai già un mese con un po' di mano steso, non tiene cent'anni ma te sta beccando che stai da là. Tu stai vivendo da donna madura, poco capita se ancora gratura, sei troppo giovane ancora, a che stai da non so male. Tutti in un coro come una cascatura, si se donna tu metto il tuo muro, ho vinto senza calore, tu dallo stesso dolore. Straccio il tuo jeans e bonito di già, la mia gonna e la vuota, e questo fumo tu non li hai usato. Metto ogni cosa da voi che non ha, te fanno ballare. Tu sei guaglione e vuoi sempre ragione, non ti hai sbagliato, non ti sei impressionato. Quando hai trovato chi l'ha telefonato e chi il messaggio, tu con l'occhio aperto stiva già là. Tu stai vivendo da donna madura, poco capita se ancora gratura, sei troppo giovane ancora, a chi sei da non so male. Tutti lo coro come cascatura, si su donna tu metto il tuo muro, confitto senza calore, tu dallo stesso dolore. Straccio il jeans e vomito da già, dammi le gonne da vuoto, e quel profumo tu non li hai usato. Metto ogni cosa da voi chi non ha, te fanno ballare. Grande Vittorio, sei sempre grande amico mio, no? Questo grazie, grazie. Questo quale album è, Vittorio? Vittorio, allora, questo inizio è... da qui, giusto? Questo è un brano, sì sì, inizio. Questo è un brano che è contenuto nell'album Inizio da qui, però quest'album è un promozionale, non è in vendita. Ah, ora no. arriva il vero lavoro discografico, distribuito in tutte le parti, tutta Italia diciamo. Bellissimo, bellissimo. Oh, mi devi, dire anche, se lo vendono qui a Novara, io lo vado a comprare. Mi raccomando, ragazzi, non scaricate, comprate. A parte che tu, neanche tu, mi sembra che è vietato anche metterla su YouTube, no? Quelle inedite, o no? No, no, sperando che non li mettono gli altri, però io non metterò niente, sperando gli altri mi rispettino e non mettono nulla. Certo, 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 anche perché giustamente dobbiamo rispettare anche la... Però voglio fare un regalo a tutti, perché penso di pubblicare fra qualche giorno il nuovo singolo dal titolo Mo Spacco Coreo, scritto da Daniela Montalbano. Certo, questo lo pubblichiamo, però tu non ti fermi mai nella musica, sempre video, musiche, ti vedo anche andare nelle alte nelle TV, t'ho visto nelle TV che vai a presentare delle musiche. Sì, 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 stiamo facendo bellissime cose, io non mi fermo mai, lo sai perché? Perché se mi fermo poi vuol dire che posso cadere. Certo, bravo. Mi stanco, mi si stancano le gambe, quindi preferisco camminare sempre e stancarmi nell'ambito musicale, però prendere tante soddisfazioni. Certo. Vittorio, ti volevo dire una cosa, se hai quella bella musica, adesso io non la trovo, quando tu cantavi mi sembra con Vittorio e mi sembra Gianni Guglina, non mi ricordo. Non ti posso fortunare, il brano che ho scritto io. Bellissima questa qua, l'ho sentita una volta ma è troppo bella, l'ho sentita e mi si è venuta sì. E anche
è anche un brano particolare perché parla un po' di tutte le storie che si sentono ora. Genitori separati, figli che soffrono. Sì. Qui ti, saluta, ti salutano tutti comunque. Non ricambio, ricambio a tutti coloro che... Non ti faccio i nomi perché sono moltissimi qua che mi arrivano sempre messaggi. Io infatti ho tirato ricambio, via il suono. Va bene, vi ricambia. Già l'hai detto tu. va bene, dai. Com'era la musica? Forse ce l'ho qua, sai. Ah, non te posso perdonare, giusto? Non te posso perdonare. La dedico a tutte le persone che hanno vissuto questa storia. Mi raccomando, quando l'ho scritta, io pensavo a tutti i genitori. E figli, so pezzo di cose, non so ne male assà. Ricordatelo sempre. Dimmi una cosa, dopo di qui, adesso la mettiamo subito, ma con Carmelo Federico, tu che contatti hai? Sei amico, vero? Pure su, oppure... Sì, sì, siamo amici, e Carmelo. Perché infatti ho visto delle foto, ho detto, sono pure amici, non lo sapevo, veramente. Sì, sì. Che ne approfitto anche per andarla a salutare. Ciao Carmelo. Va bene, dai, mettiamo subito questa bellissima canzone. Vittorio Remi e Giovanni Gagliuzza. Ma chi è questo Giovanni Gagliuzza? È un cantante. Adesso qua, Giovanni Gugliuzza. Gugliuzza, scusami, sì. Sbagli sempre, sbagli. Hai ragione. Non sei il primo che me lo dice. Anche quando vado a fare le serate, pensa a quante volte che sbaglio, ma sbaglio perché l'emozione, a volte l'emozione che mi prende davanti alle persone, per non fare brutta figura cerco sempre di rimediare. Ma non male, figurati che io quando sono in TV... Non nel cantare, proprio nel parlare anche a volte mi capita. No, ma anche nel cantare, perché figurati che io... da molto tempo che canto, da molto tempo che faccio TV e piazze, figurati che quando canto... Io mi emoziono sempre, è come se fosse sempre la prima volta. È una cosa normale perché è anche la passione che Vittorio, a volte... Mi dai un consiglio adesso qui in radio, lo dico qui davanti a tutti. Io quando sto davanti alla gente, tu sai che io non ho le mie inedite per adesso, ne ho una già pronta, però me lo sta preparando Tony R, che ha la moglie Milly è una notte, poi ti farò ascoltare in privato quella lì. E infatti è quella canzone che mi avevi fatto tutti i ricordi che poi, ma però l'ho dovuto far fare a lui perché sai le cose, lui ha detto se la vuoi fare con me però non devi farla con gli altri, sai, allora dato che lui è un produttore ho dovuto fare questo contratto con lui. Comunque ti volevo dire un consiglio da un cantante come te, un grande cantante come te. Io quando sono davanti alla gente canto, va bene, però capita che già le prime due canzoni mi emoziono, non lo so, non sono sicuro di me, non lo so come mai, non sono mai sicuro di me. Allora, sono sicuro di me e ho paura di sbagliare. Capita che magari sbaglio qualche brano, però nessuno se ne accorge, perché tu l'importante è che non fai facce brutte, nessuno se ne accorge. Però un consiglio. Certo. In queste cose bisogna sempre improvvisare, anche se sbagli qualche piccola parola e non ti ricordi qualche piccola parolina, bisogna sempre improvvisare, come faccio io. Io improvviso sempre, quando sbaglio qualche piccola parolina, quando canto in piazza, io improvviso invento, infatti figurati che l'altra volta il mio manager mi ha detto, ma la canzone non era così, ma che hai combinato? Vabbè, però, improvvisato, l'ho dimenticato. Hai l'astuzia di improvvisare, e quello è importante, non è che ti blocchi, capito? Io grazie a Dio non mi blocco, però improvviso qualcosa, infatti c'era l'altra volta un musicista, un amico mio che eravamo... fa, ma la musica, sai quella che fa la zitella, nananina, quella della zitella, no? Sì. Quella calabrese. Sì. Allora c'era un pezzo dove diceva per dire una cosa, io ne ho detta un'altra, capito? Allora lui fa, lì l'hai cambiata, eh? Vabbè, questo l'ho messo io, questo pezzo qua, per non fare figure, gli ho detto, questo l'ho messo io in più, capito? Però è andato tutto bene, ringrazio a Dio, è andato tutto bene, dai. Ma questo è fondamentale, perché se non si improvvisa, purtroppo poi rischiamo anche di fare mala figura. Soprattutto davanti a tanta gente, perché se sei davanti a tanta gente, tu immaginati che sei davanti a tanta gente, no? Poi a un certo punto canti il tuo brano, ti dimentichi qualche parola e tu impazzisci dentro di te, dici... Ma cosa devo fare? Prendi e improvvisa. Tutto in un attimo, è tutto in secondi, in secondi, perché se tu non puoi pensare, devi subito avere già pronto... Ma infatti non c'è tempo di pensare per queste cose. Infatti. Però l'importante, io credo che nessuno se ne accorge, non se ne accorga anche quando una persona sbaglia qualche parolina, perché giustamente non è che tu sbagli 10 parole, sbagli magari nell'interpretazione
interpretare oppure capita anche, capito? Non è, io credo che nessuno, a meno che qualcuno la sa a memoria, la canta dietro di te, allora è diversa, capito? Sì. Va Però, bene. dai, siamo sempre artisti, piccoli, grandi artisti. No, Beh, no, no, tu sei più completamente. grande. Io non mi sento un artista, perché il vero artista. No, no, artista ancora non ci sono, né tantomeno cantante. Sono un ragazzo che ha tanta voglia di fare e tanta voglia di credere. Ancora per diventare cantante c'è tanta strada, e questa strada ancora è molto lunga. Ancora sono al primo gradino. Sì. I gradini sono tanti, ancora sono al primo. Non ho visto niente, perché in quest'ambito è giusto che si fanno cose delicate È vero, e bravo. cose capziose, insieme soprattutto alla gente. Questa è la cosa fondamentale. Ma io non mi ritengo artista né tantomeno cantante. Sono un ragazzo che ha voglia di fare e gli piace cantare. Ok, Quando ottimo. Dio vorrà, che già la gente chiama Vittorio Gremi nelle piazze, vuol dire che sono arrivato al mio obiettivo, ma Bravissimo. ancora è presto, presto, ancora Certo, manca certo. tanta strada da Ma fare. sì, già Al diciamo momento sempre sono. Vittorio Remi, grande Vittorio Remi, ragazzi. Grazie. Mettete, mi raccomando, chiedetele l'amicizia, Vittorio Remi fan, Vittorio Remi YouTube, Vittorio Remi, scrivetevi, soprattutto nel suo canale di YouTube, che quello è più importante, perché lui quando carica un video vi arriva subito il messaggio, sicuramente. L'ha sentita la mia canzone? Un attimo solo, Diego Tuono, Aiello, ciao Diego Tuono, ti saluto anche lui. Di forse Ricambio, sì, ricambio. dirò, e poi ti saluto anche il nostro grande Antonio Maria Ciao Mattangio, Antonio. lui è anche un grande, ok? Dai, facciamo passare la musica, vai corritorio, non te posso sperdonare. Tu posso continuare. Ciao figlio mio, so papà, quanto tempo è passato e sospizi d'abbracciare è troppo forte. Perdonami, figlio mio. Un bacio, papà. È troppo forte sto dolore, all'improvviso si è tornato, tu sei mancato per 10 anni, a dove sei stato, voglio sapere. Sono stato fuori dentro la città, a quando con mamma mi sono passato, non so quante notte giù cagnotto, pensando sempre a te, figlio mio. Ma come fai a ritornare dopo tant'anni che tu a nonna solo con mamma, ma non è cresciuto senza te. Mio padre non abbandonava, ho figlio solo picciolella, mi dispiace ma ho passato, non so più cancellare. Forse ci ha sbagliato assai, mi sono perduto figlio mio, queste parole che mi dice sta cedendo cuore mio, perché se mosse sangue mi fanno male queste parole che mi sta dicendo tu. Ma come fatto? Ero creatura e non capivo certe cose, però voleva mamma piangere in tuo con la speranza che tornava, ti sta affacciato da aspettava. E oggi lo cagnotto, quando vedeva padre e figlia mano in mano, non t'ha giurata ma io vedo che volevo, abbracciami, dammi un'opportunità. Ma come faccio? La creatura non capivo certo.
certe cose non potevo capire. Però volevo mamma che hanno detto di. Però volevo mamma che hanno detto di. Una speranza che ha tornato. Affacciato da ascoltavo. E a giocagno vuoto quando vedeva padre e figlia mano in mano. Non t'ha giurata ma io bene che volevo. Abbracciami dammo l'opportunità. E non chiangere a papà. Lo saccio che questo dolore che porti in tuo cuore è troppo forte. Però tu giuro innanzi a Dio che non torno più a sbagliare. Perdonami figlio mio. No, se sto chiangendo è solo colpa tua. Mamma, ma la da forza di innanzi. No, non ti posso perdonare. Grande Vittorio, bravissimo, bellissima canzone. Grazie. Okay, allora, Vittorio, ricordo che questo brano è scritto da me. Sì. Io per oggi è tutto, vado a mandare i miei saluti a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa bellissima radio. E mi raccomando, Radio Principe Neon c'è ed esiste. Collegatevi in tanti ogni sera alle ore 23. Non tutte alle ore 23. Quando mando il messaggio poi sono in collegamento. Alle ore 23. Mi raccomando, seguite Grande Principe perché è unico. Comunque Principe, grazie, io ti faccio i miei complimenti per questa bellissima radio, perché se anche tu pensi che io non ci sono, io sono sempre collegato, ti tengo d'occhio, stai attento. Va bene. Grazie. Vado a salutare ad Alfonso Vesco, a mio compare Alfonso Vesco, che credo, a mio manager Davide Marino, ad Alex, a Dominic Sketch, a Samuele Morvillo, ciao Samuele, e a mia zia Daniela che in dolce attesa e nascerà un bellissimo maschietto. Auguri. Grazie, auguri. Grazie Vittorio, e ti ringrazio di nuovo che sei stato collegato. Ciao amico mio, io ringrazio mi raccomando te. Ciao. Aspettiamo il tuo prossimo disco che è di a 16 anni. Uscirà penso verso luglio-agosto. Va bene. In questo tempo ci stiamo lavorando parecchio, già due brani sono pronti, adesso aspettiamo gli altri 8 e si continua. Va bene, ok. Ciao Vittorio, grazie di essere va stato bene. Collegato ciao, qui. Ciao Principe, radio. È stato un piacere. Ciao.